Quel giorno decisi di fare un giro nei pressi di un posto un po' particolare di cui mi avevano parlato. È pieno di matti, mi aveva detto un uomo per strada. Matti, non ci credevo. Volevo vedere con i miei occhi cosa succedeva in quello stabile, il famoso Paolo Pini. Eccomi qua. Da vicino nessuno è normale, è il motto che recita l'insegna sopra il portone. Decido di entrare. Quello che vedo non è affatto quello che mi aspettavo. Un ampio cortile verdeggiante. Una chiesa ortodossa di fronte a me. Un bar, un ristorante. Una casa per dormire. Mi chiedo, ma dove sono i matti? Ci manca poco che non mi ridano in faccia. Qui vedo solo persone che ti servono abbondanti piatti e ti sistemano con cura la camera da letto. E sono anche degli artisti. Proseguo il cammino all'interno del Paolo Pini e rimango, passo dopo passo, piacevolmente colpita. Alberi, fiori e quanti fiori, dappertutto. Sentieri di ghiaia immersi nel verde. Un orto comunitario nel quale chiunque voglia, nel rispetto degli spazi comuni, possa piantare pomodori, zucche e cetrioli. Ecco il famoso giardino. Subito dopo uno stagno, una piccionaia, un gallo. C'è persino una casetta sull'albero. Più in là un ospedale. Beh, non manca proprio niente. Bella scoperta che ho fatto oggi. Me ne starò qui, tra i colori di questo splendido parco.